L'interfaccia del programma è caratterizzata da un unico ambiente, detto ambiente di progettazione. Qui è possibile progettare tutta la planimetria, per poi inserire e collegare tra di loro gli elementi dei vari cataloghi. Nella parte superiore dello schermo si trova il ribbon dei comandi del programma. Questo menu è a scomparsa, ma è possibile tenerlo sempre visibile cliccando sulla tendina in alto a destra. Nella parte sinistra dello schermo si trova la scheda di Esplora Catalogo, che permette di ricercare e inserire gli elementi. Può essere ridimensionata oppure resa sempre visibile cliccando sulla puntina alla sua destra. Nella parte di destra si trova la lista di tutti gli elementi inseriti. Come per l'Esplora Catalogo, può essere ridimensionata e o bloccata sullo schermo. Sotto il pavimento si trova una griglia. È una griglia da metro e ha lo scopo di fornire un'indicazione di massima riguardo l'organizzazione degli spazi. Nella parte inferiore dello schermo si trova la trackball. Contiene molti comandi rapidi che permettono di spostarsi rapidamente tra le varie pareti, ruotare la vista e nascondere o visualizzare gli elementi presenti a progetto. Il programma inoltre dispone di un ambiente planimetria dedicato. In questa modalità non sono attive le schede di Esplora Catalogo e Lista Elementi. Si dispone solamente della planimetria vista dalla pianta. Questo ambiente è molto utile per la progettazione tecnica della planimetria. L'ambiente CAD mette a disposizione una serie di comandi, molto utili per realizzare delle soluzioni planimetriche più complesse, come ad esempio controsoffittature particolari, sagometture di pannelli a metro quadro, oppure l'inserimento manuale di quote o testi. L'ambiente stampe permette di realizzare tutta la documentazione tecnica indispensabile per una corretta lettura del progetto da parte del cliente. Il menu delle viste permette di catturare le viste per poi salvarle o gestirle all'interno dell'ambiente delle stampe.
Permette inoltre di attivare livelli di dettaglio grafico aggiuntivi, come ad esempio il rendering in tempo reale per aggiungere più realismo al progetto.